totalmente nella logica di Alessandro Capitani. È una storia apparentemente leggera e il messaggio però è di piombo. Lavorare con Alessandro è ottimo, per un attore è ottimo. Ovviamente di esprimerti, di andare anche sopra le linee, insomma, di fare un tipo di cinema che raramente in Italia si fa. Di che colore sono i capelli della mamma di Chiara? Rossi! Come mai la mamma di Chiara ha i capelli rossi? Perché mangiano le carote? 1-5 prima delle macchine. L'idea è partita da Alessandro Capitani, il regista, che ci ha parlato di questo suo lavoro, un documentario sulla chirurgia estetica, e aveva lì rintracciato un nucleo che è quello di una bambina che guarda i suoi genitori che sono interamente rimodellati dalla chirurgia. Una bambina che non riconosce i propri genitori oppure dice: ma siete davvero mio papà e mia mamma? All'inizio forse è stato un po' difficile perché non avevamo mai scritto un corto dove era protagonista, dove c'era quel protagonista un bambino, quindi il primo passo per entrare nella storia è stato quello. Poi evidentemente il resto ci interessava molto, cioè l'idea di questo mondo di rifatte, personaggi di questo tipo. Ora gli dico due parole. La maestra parla tramite sceneggiatura di identità, cioè aiuta Jennifer a sentirsi assolutamente se stessa ed accettare la sua verità. E perché qualcuno somiglia di più al papà o qualcuno somiglia di più alla mamma? Perché si ereditano i caratteri più forti. La storia che noi abbiamo provato, no, nel documentario ci ha colpito talmente in modo particolare che era impossibile quasi non poterla sfruttare per poter raccontare una cosa non uguale ma simile. Il mondo e il tema della chirurgia, visto da chi non la fa, chi non la vive, sembra sempre qualcosa di strano. Qui abbiamo cercato di pulirlo il più possibile, di trasformare questi personaggi nella maniera più naturale possibile. Cos'hai? Perché non mangi? Ha 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 ha!